What's up, Marduk? What's up, bro? Right about now. Ah, qualcuno riesce a vedere. Mastrone, sì. Se si riesce a vedere con una clippetta, se c'è la musica o no. Dal check in corso. Miau, miau, miau. Comunque, ieri ho fatto 4 ore di streak. Penso, se non di più. Ascoltando solo la musica della troupe Gramari. Si sente il musica. Allora. Proprio la canzone più bella d'Italia. Ma no, Master, l'ho detto, poi c'era il volume del gioco talmente basso come lo sentivo. Ieri ho fatto 2 ore di First Day of Having a Chicken. La canzone, la musica, cioè il beatbox. Ma sì, Samu, prima o poi. Bomba Xeno, eh? Non lo so, Master. Penso che abbia solo ascoltato la canzoncina del video. Il leggendario video, ascoltato, certo. Bene, Master, è un grande perk. Cioè, tieni conto che esistono dei Pokémon in natura che, come passiva speciale, hanno quella di creare uova. C'è un oggetto che tu puoi prendere e mettere dentro l'acqua bollente e mangiarlo. È molto broken, secondo me, come abilità. Una delle più broken che esistano in Italia, come nel resto dell'Europa e forse del mondo. Magari, Godò, io farei un botto di uova. Sì, sì, ci sono i Pokémon che creano il miele, però ci mette tanto a venire fuori il miele, capì? L'uovo, frate, lo tirano fuori easy, capì? Altri che hanno latte, vero? Anche quello è super rotto come potere. Sì, sì, Masterone. Sì, sì, Andrea, abbiamo appurato, a posto, la traccia c'è, possiamo andare avanti. Non vedo completo la vocazione. Ma ti ripeto, cioè, dobbiamo ancora iniziare il processo, non finirà oggi. E... ma poi anche quando finisce, non so se metterò il completo, fa molto freddo in questi giorni. Mio padre, I got to thank you. Ah, è vero, è vero. Yellow Simon, grazie qua per il Prime, grazie cuore. No, per la sub normale, grazie di cuore, scusa. Vabbè, comunque è uguale, grazie infinite, Yellow, ti abbraccio forte. E questo era per te, grazie infinite, amore. Grazie di cuore. Vedo i numeri, Mason. Dobbiamo in questo momento andare a succhiare il cazzo a Christoph Gavin, no? Se la memoria non mi inganna, dato che lui si trova proprio lì. Il povero stronzo. Nella cella del solitario, ragazzi. Quella proprio dell'iniziale di Dark Souls 2. Anzi, 1. Yellow Simon, grazie cuore per la sub regalata a Casperigno. Grazie cuore, Mo. Grazie cuore. Apprezzo un sacco, Mo. Grazie cuore del supporto. Mi dispiace, signore. Il prigioniero Christoph Gavin è currentemente occupato. Capisco. E quando è che avrà finito? Puoi scoprirlo? Ma certo, signore. Aspetti qui un secondo. C'è una cosa che ho bisogno di vedere. He's such a mad dick right now. Vorrei vedere proprio questa riproduzione di un... cos'è? Un ariete, un caprone. Uno stambecco addirittura. Ah, allora è una riproduzione ancora più piccola di quanto pensassi.
Comunque sembra che non gli interessasse molto. Ma questo è per caso un uccellino? No, ho già analizzato qua, a quanto pare. Perché non analizziamo questa, cioè, questa busta bellissima? Posso averla? Eccola. La busta gialla. E il mittente è Drew Misham. Lo sapevo. Da quando sono arrivato allo studio, il signor Misham era al suo banco. Gli sembrava stesse scrivendo una lettera, ma ha velocemente sigillato la busta. Era gialla. E ho sentito che è stata lasciata sulla scena del crimine. Se questa è l'ultima lettera che Drew Misham ha scritto, allora c'è qualcosa che devo fare. L'ultima cosa che devo fare, se del caso. Let's go. Vediamo se questo spray alla trocchinina può trovare qualcosa. Andiamo a spruzzare, ragazze. Ma pensati. Abbiamo un altro caso di frode francobollica. Quindi questo era il messaggero di morte di Drew Misham. Era proprio questo francobollo. E la sua ultima lettera è stata mandata a Christoph Gavin. The interview request came. Like you said it would. E stanno informandosi riguardo al caso. Giuro sulla mia vita che non gli dirò di te. Quindi, per piacere, rilascia la magia che hai messo sulla mia figliuola. Scriverò una lettera con un report. The interview request came, like you said it would. The interview request came. Like you said it would. And they're looking into the case. Of my life, I won't tell them about you. So please release the spirit to my daughter. Sto facendo dell'avvocazione silenziosa. Un attimo di pazienza. Spell vuol dire magia, diciamo. Fattura. Gacha. Lettera da Misham aggiunta al court record. Finalmente prove decisive. Ma cosa abbiamo qui? Un ladruncolo in cella? Gavino! Non sapevo che tu, luce di lunasti in l'Arcenia, right? Gavin, c'è una cosa che devo chiederti. Se puoi rubare le mie cose? Beh, la risposta è no. Vi porgo le mie scuse, ma non c'è molto di cui abbia voglia di discutere. Vera Misham non ha ancora ricevuto il suo verdetto. Mi segui, Gavin? Non conosco di noti sopravvissuti all'avvelenamento della trochinina. Vabbè, c'è sempre la speranza. Ok. Io me ne vado allora. Aspetta, right. Sì, Gavin. Ti dispiacerebbe lasciare qui la lettera? È privata. Ah, scusa.
Grazie. Se ti sei nuovo nella tua vita, la monopia con la misma newsroom, sono con te di liquido, con la bonamento di ogni montaggi esclusivi come con giro bonato, e mo' il GLG di Unique, che vi occorre, no? E non va! This guy's nuts. This guy's fucking nuts. Abbiamo appena visto tutti gli indizi di questo caso. Indizi che ho raccolto in 7 lunghi anni. E ora è il momento. Ogni storia ha la sua fine. E siamo giunti al capitolo finale. L'ultimo processo. Scopri la verità. Sei l'unico. Siete gli unici che potete farlo. Ad essere continuato. Ma quindi il buon Phoenix è un pazzo, cioè, che registra le persone mentre si fanno i cazzi loro. Chissà quante cose allucinanti ha registrato. Salvataggio completato. Al momento. Forza. Benvenuto in corte. 7 anni. Tutti che porterò un solo verdetto. Un verdetto che dovrai decidere tu. È l'imputato, Vera Mesham, innocente o colpevole? Le porte della corte sono aperte. Il processo vi attende. Sei pronto a iniziare? Sì, questa non è la corte, a me sembra più il masone. Qualcosa dentro di me cresce, emerge. Qualcosa di importante, perduto tempo fa, è molto vicino ora. Così vicino. Squadra. La corte è in sessione per il processo a Vera Mesham. La difesa è pronta, a vostro onore. Era tanto che non vedevamo questo giovane ragazzo omosessuale. La procura è pronta a roccheggiare. Procuratore, ma come sta la signorina Vera? Avvelenamento acuto da trochinina. Secondo il suo fisico, potrebbe morire da un momento all'altro. E per questo motivo è assente dalla corte oggi. Che cosa? Non possono metterla al processo senza che lei sia qui. È un po' strano. Dovrebbero aspettare che stia meglio e farlo lì. È così burocratico da parte loro. Vabbè, dai, non lo prendiamo. Non possono rimandare il processo ulteriormente. Rischiano che non ci sia nessuno a provarci. Un processo senza un verdetto può solo causare risentimento.
record di questo caso è esperienza. Dici questo. Parla la lingua degli alieni, Gavin. Ah. Bello. Chiedo scusa all'imputato, ma lo show deve continuare. Beh, vero, se Vera muore, il processo verrà cancellato. Non permetterò che accada. Il signor Atti mi ha detto tutto ciò che è accaduto dietro a... al sipario per tutti questi anni. Otterrò un verdetto di innocentezza per Vera, finché sono ancora in tempo. Molto bene, prego signor Gavin. Il caso della procura non è cambiato dai recenti eventi. Perché Vera Misham è... è stata soggiogata dal veleno. Perché non poteva più vivere con la colpevolezza di ciò che ha fatto. Ma obiezione! Ma, vergognati! Vera è stata avvelenata con la trochinina. Lo stesso veleno che ha preso la vita di suo padre. E in quale migliore confessione potevi sperare? Essendo lei il killer, era normale che avesse accesso al veleno. È significante, dato che è un po' difficile da ottenere. È vero! In altre parole, trovo inutile proseguire questa discussione. Avremmo potuto passare un verdetto ieri. Beh, signor Justice! Se non hai obiezioni, è ora, basta! Ciò che, di cui dobbiamo preoccuparci non è il verdetto, ma il processo. La difesa ritiene che Vera sia la vittima e non il killer. Se così fosse, allora dovresti provare qualcosa. Lei era in corte che ci stava dando la sua testimonianza. Damn. Come pensi che il killer l'abbia avvelenata? Ah, e si dà il caso che non sarebbe male se tu ci dicessi chi è il suo killer misterioso. Ma sai che prima stavo facendo una vocazione silenziosa e mi è salito un brutto sospetto. Un brutto sospetto, cioè, molto brutto. E mi sa che lo stiamo per riconfermare, ragazze mie, tra poco. L'obiezione è sostenuta. Io sto sospettando del buon Gavino. Io chiedo alla difesa di provare. Stronzate, dice. Dici come è stata avvelenata sto povera crista. Eh sì. Me l'ha fatto venire in mente il flashback che abbiamo visto poco fa. Ho due cose da provare qui. Chi l'ha fatto e come. Ok. La mia idea ce l'ho. Allora, non so, perché cioè, potremmo stare sia una persona che un oggetto. Hai ragione, Pisa, hai ragione. Prima lei... L'abbiamo vista che poveretta non capiva un cazzo, era lì bloccata, e una cosa che faceva sempre era di mordisi le unghie. Ok? Noi cosa abbiamo trovato recentemente? Vicino proprio al signor Gavino? Uno di questi oggetti qui. Uno di questi oggetti qua. Quindi io vorrei dire al giudice, secondo me il Gavino ha preso questo nail polish, glielo ha contaminato con del terribile veleno e lei, che si mangia sempre le unghie, dopo un po' se l'è presa nell'ano. Però è un pazzo scatenato quest'uomo. È un pazzo scatenato fuori dal mondo. Ed è una cosa, l'unica cosa che mi viene in mente adesso. Però... Ma che cazzo faccio? Mostro chi è uguale.
Diciamo così, come? Che quello è già più pensabile. Perché magari poi, sì, era nel coso per le unghie, ma non era... Non ce l'ha messo lui il veleno, cazzo ne so. Ma non è proprio silly da parte di Gavin uccidere una persona, Pisa, è pazzo. Io l'ho salvato. Come il killer ha avvelenato... Oh! Come il killer ha avvelenato Vera Mission. Prima mi concentrerò sul metodo utilizzato. Procuratore ha commenti! Nessun tipo di bottiglia o contenitore di veleno è stato trovato sul corpo della vittima. E quindi non si sa come è successo. La difesa ha intenzione di provarcelo? Sì, vostro onore. Molto bene. E qual è il metodo usato dunque? Let's give it a shot. E da lì vedremo di ottenere ulteriori conferme. Se ce n'è. Però fammi dare un'altra occhiata, perché potrei non star... No, cioè abbiamo visto che c'è il veleno, ma che ci hanno mostrato sto coso, però vabbè, senti, ho salvato. Proviamo questo intanto. We might be able to cook. We might be able to hook. E questo se... Ma... benissima boccetta! Vorrei stringere la mano a chi l'ha designata. Per caso... smalto per le unghie. È incolore. Qualcosa non va? No, nulla. Niente di che. Quindi chi l'era messo il veleno in questa boccetta e poi l'ha fatto bere? Come il procuratore Gavin ci ha detto, questo è smalto per le unghie. Come? Ma è una sorta di pittura per le unghie. Non hai mai visto una donna con le unghie rosse? No, è la mia moglie, ce le ha. Quindi lei... Quindi lei se l'è sempre dipinta, in realtà. Cerchiamo di ripensare al processo di ieri. Ricordate quando Vera era qui a testimoniare in corte? Sì, sì, basta. La corte in sessione. Let's fucking get it. I told you, fellas. I told you. Vera sembra molto tesa. Si sta ingollando le unghie. Ogni volta che Vera si innervosiva, aveva un'abitudine. Quella di mordersi le unghiette. Le unghie. Ah! Procuratore Gavin? Quando la procura ha fatto esaminare Vera, avete dato un'occhiata alle sue unghie? Io... beh... Alivo! Ma... controllatemi, ha detto, queste meravigliose unghie! Signor Justice! Sì? E chi è stato? Chi ha messo questo veleno in questo... questa boccetta dolcissima? Sì, lo so. Quella bottiglia appartiene a Vera Mission. Perché me lo chiedi? Conosci qualcun altro che potrebbe avere una boccetta simile? No, era giusto per sapere. Signor Justice, voi state per accusare qualcuno di aver avvelenato quella bottiglia? Basta stronzate! No, 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 no!
Ok. Realizzate il peso della vostra accusa. Ecco, ve lo mostro subito qui sopra. Comprendo, vostro onore. Nessun problema, so quello che faccio questa volta. Vabbè, diciamo che Gavin ci ha dato un'ulteriore riconferma di quello che abbiamo pensato. Comunque, smooth, eh? Smooth sailing. E allora capiamo chi ha avvelenato questa povera signora. Ovviamente la risposta è Phoenix Wright, ragazzi. Anzi, è Valant Grammarine. Anzi, ragazzi, è Christoph Gavin. Secondo la mia modesta opinione. Ma questo è il signor Christoph Gavin? Obiezione. A che gioco stai giocando? Il mio bro. Non c'è assolutamente nessun universo in cui lui potrebbe fare una cosa del genere. Lo dovresti sapere meglio di chiunque altro. Sì. E lui è in prigione, mio cane. No. Mi scusi. Lo so. Eppure, non significa che era per lui impossibile fare ciò che ha fatto. Valt? Provate a chiedervi quando ha messo il veleno nella boccetta. Poteva essere ieri, poteva essere un mese fa, forse era un anno fa, o forse era 7 anni fa. Christoph non aveva nessun movente nei confronti della povera signora. È inconcepibile. Il procuratore Gavin non sembra pensarla come lei. Sweating bullets. Quella faccia mi dice una cosa. Il fratellino minore di Christoph Gavin non lo trova assolutamente inconcepibile. Se ne ritenete la necessità, allora potremmo anche richiamare il buon Christoph Gavin della Gatta Buia come testimone speciale della serata. Va bene. Avevo capito da tempo ormai che c'era un'oscurità impenetrabile che si celava in fondo a tutto questo. Un'oscurità che ha inguaiato anche me stesso. Ok. Il desiderio della difesa è grantato. In realtà anche questo è un mio desiderio. Permettete al prigioniero Christoph Gavin di salire al banco degli imputati. Arrivo! Cominciate immediatamente i procedimenti per richiamare il testimone speciale della serata. Ma il balivo si deve sdoppiare. Uno è andato a controllare le unghie. Ora deve anche andare a fare... Come fa a fare tutto? Il testimone Christoph Gavin in questo momento riceve nella cella solitaria 13. Ah, vostro onore. È un piacere rivedervi. Era tanto, eh! A cosa devo il piacere della vostra compagnia? Non capita tutti i giorni di essere evocato dalla propria cella solitaria. Non è mai accaduto, in realtà. Penso che tu lo sappia già, signor Christoph Gavin. Oh, signor Justice. Ho sentito... che ti sei dimostrato abbastanza in gamba. Ascolta, questa bottiglia, questa boccetta, o vasetto, vi pare familiare? Smalto per le unghie Ariadoni? Beh, certo, lo uso io stesso. Proprio come faceva l'ultimo imputato.
Se ho capito bene. Ma non è ancora morta. C'era qualcosa riguardante questa bottiglia di cui volevi parlarmi? Devo ammetterlo, rispetto il suo gusto in fatto di smalto. Sì, proprio il suo gusto. Dato che questo smalto è stato usato per avvelenare Vera Misha. La trucchinina, non è così? Ma signor Gavi, le sa tutto, Dio cane, e allora racconti lei! Anche in isolamento, molto capita di fronte a me, sul mio, sul mio banco. E non ho molto da fare, oltre a leggere. Beh, Clavier? Forse puoi spiegare tu questo. Stai venendo accusato nuovamente. Di nuovo. Da lui. Ah, e quindi? Sei d'accordo con questa accusa, non è così? Ora, ci diamo tutti una bella calmata, ok? Christoph! Una testimonianza, dai cazzo! Ne sarò lieto. Siete stati accusati di roba terribile, signor Gavin! Siete sospettati di aver avvelenato l'imputato! Vera Misha! Diteci di più! Let's fucking get it, fellas. Ma c'è già questo pezzo? Di solito me lo fanno, mi fanno penare un po' di più prima di sentire questo pressing. Cominceremo subito, ragazzi, con la nostra tecnica micidiale. La migliore del nostro arsenale. Ah, in prima, ovviamente, cioè, il setup è un bel salvataggio. Possedere lo stesso smalto non mi rende un killer. Mi sono ritrovato in confinamento, in isolamento, per 6 mesi. Come potrei averla avvelenata? Suo padre è morto dello stesso veleno. E il significato mi sembra ovvio. Il caso della procura rimane. Lei ha avvelenato suo padre, dopodiché ha tentato di avvelenare se stessa. Sicuramente non starai suggerendo che io sia stato responsabile dell'avvelenamento di suo padre. Temo che la rifisa stia dicendo cazzate. È naturale. In primo luogo, io nemmeno li conosco, i Misham. Non è così, signor Justice? Molto bene, signor Justice! Prego! Sto accusando il mio ex boss, Christoph Gavin. Ma so che ha avvelenato i Misham. La domanda è quando può averlo fatto. Per non parlare del perché. Andiamo a pressare ogni cazzo di frase pronunciata da questo stronzo. Oh no! C'è addirittura l'anello. Dimmi, questo... Questo smalto è costoso? Beh, l'Ariadoni è uno smalto del massimo ordine. Non solo è incredibilmente costoso,
ma è creato in quantità estremamente limitate. E tu e Vera, guarda caso, lo usate entrambi. Non può essere una coincidenza. Obiezione. Io suppongo che non sia una coincidenza. È semplice. Ariadne è il miglior smalto che si possa comprare, non è così? In quel caso, se qualcuno voleva il miglior smalto, lo avrebbe comprato. Eh sì, Eriokan! Cioè sì, e basta. È un po' come quello che sento nei riguardi del mio maglio qui. E io con il mio cappello? Prego, continuate con la vostra gustosa testimonianza. Mi sono trovato in isolamento per mezzo anno. Come faccio ad averla avvelenata? I will press you either way. Non puoi ancora fare contatto con il resto del mondo nonostante tu sia in isolamento? Obiezione. Ah, quindi dici che aveva un complice all'esterno? È questa la tua ultima accusa del giorno? Mi ha permesso un certo modicum di corrispondenza. Obiezione. Ma i contenuti di quelle lettere sono accuratamente controllati. Sarebbe estremamente difficile inviare una richiesta di assassinio. Il procuratore Gavin è proprio incazzato. Io credo di sapere perché. Deve essere nervoso perché c'è suo fratellone che lo guarda. Forse è una debolezza sulla quale posso fare leva. Siamo cool con esso? Posso continuare? Suo padre è morto lo stesso veleno. Il significato del che dovrebbe essere alquanto chiaro. L'imputato non è ancora morto. Non ci sono casi noti di qualcuno che sopravvive all'avvelenamento da trochinina. Sembra che tu sappia molto di questa trochinina di merda. Conosco molto di molte cose. Ed è per questo che suggerisco che ci diamo una bella mossa. Altrimenti finirai a perdere anche il tuo ultimo imputato, per quel che vale. Ma procuratore Gavi! Chiedo scusa, posso continuare? Il caso della procura rimane, ha avvelenato suo padre e poi ha tentato di avvelenare se stesso. Vero, non aveva ragione per ammazzarsi. Inoltre, chi cazzo si ammazzerebbe mangiandosi le unghie? Obiezione. La risposta è molto semplice. In pratica, lasciate che vi spieghi. Cominciamo con perché l'ha fatto. La risposta è abbastanza semplice. Non poteva vivere con il suo senso di colpa. Dopodiché, perché ha usato il veleno? Perché ha usato lo smalto per avvelenarsi? Anche questo è semplice. In modo tale che anche lei potesse morire facendo qualcosa che le piaceva. You dummy! Avresti potuto dire che era la tattica Solid Snake, quella che io avevo ipotizzato come possibilità qualche settimana fa. Ho detto che forse si è somministrata una dose di veleno minima. Poi abbiamo scoperto dopo con l'investigazione che non aveva motivo di fare questo. Però insomma, poteva essere che si fosse somministrata una dose apparentemente letale. Una volta che ha capito che il processo non andava più dalla sua parte, ha capito che era il momento di morire. E non è facile portare del veleno in una corte. Devo spiegare ancora? Ma io ho capito! Wow,
I due fratelli insieme sono veramente potentissimi. Sicuramente non starei suggerendo che io fossi responsabile della penetrazione del padre. Sia vera che il signor Mission sono stati avvelenati con una trochilina. E non può essere una coincidenza. Obiezione. La difesa sta ripetendo statement fallaci basati su congetture. La procura richiede concrete, anambigue prove del crimine del testimone. La difesa deve mostrare del concreto. Non ti sembra un po' strano il procuratore Gavi? Ci stai comportando in maniera diversa. Anche io basta, sto pensando al cemento, mi sono tremendo dalla testa. Beh, facciamo valere questa testimonianza, Apollo. Giusto. Il mio braccialetto dovrebbe fare il tricco. Ok, ok, ok. La sua testimonianza sembra watertight, ma sta mentendo. Sono sicuro che riuscirò a vedere qualcosa finché hai focus, quindi... Suppongo che il gioco ci suggerisca di usare l'anello. Ma scusa, non posso mostrare una prova, tipo... Aspetta, eh. Aspetta, facciamo tutto in ordine. Cioè, questa qua. Dov'è? Questa. No. C'è una frase dove diceva che non li conosce, ma non, mi pare che non è qua. Mi pare che non è qua. No, non c'è quella frase. Oddio, sono troppe prove, nuove, non riesco più a ragionare bene. In realtà non è vero, ci sono tipo 4 nuove. Non ci sarà da percepire, dai. Cazzo percepiamo. Ah, aspetta, vediamo le frasi e capiamo in ordine quale può essere una frase da inculare. Vabbè, questa no. Occult I poison her. Questa potrebbe, perché magari mentre dice che è in isolamento. Però boh, non so, credo che sia confermato a tutti che fosse in isolamento. Hai ragione, si scusa. Suo padre è morto lo stesso veleno. Il significato del quale dovrebbe essere chiaro. Il caso della procura sta in piedi. Lei ha avvelenato suo padre e poi ha cercato di avvelenare se stessa. Non stai succedendo che sono responsabile di aver avvelenato suo padre? Vedere gli sprite, perché qua lo sprite è cambiato su questa qua. Anche qua c'è un piccolo cambio. Qua ritorna a fare il ganzo. Però l'ultima, che è quella un pochino più particolare come sprite, ma veramente, cioè, io di base... Aspetta, guarda, facciamo a sto punto quell'altra che avevo pensato, ma... I have been in solitary confinement. Ma poi, ragazzi, sarà tipo impossibile capire sta cosa. Che cazzo farà mai? Ci vede solo il volto, il resto è tutto... Hai fatto un paio di tentativi. Mamma mia, ragazzi, c'ho un mal di testa già, eh. Proviamo a fare il solito cracking del codice, vediamo se effettivamente è la stanzata dello sprite. Che non so, mi sa che se ora focussiamo lui è proprio parte da questa posa qui. Sì, si è osservato. Eh sì, vedi? C'è proprio un'altra posa. Vediamo intanto la faccia. Durante quinto suggest, I was responsible for poisoning. Thank you.
Ma, cioè, ho visto bene la cosa più impercettibile della storia dell'uomo. Assurdo. Puttana! Dio, cane! Che è? Il triste mietitore appare, eh? Is that the Grim Reaper? Sei stato tu a uccidere Drew Misham. Un bluff degno del tuo nuovo mentore, il signor Wright. Ah, davvero? Ma... sai com'è? Io l'ho visto. Proprio quando hai detto anche suo padre. Ti sei teso innaturalmente. E un piccolo demone è apparso a darmi la notizia. Assumiamo, per il bene della discussione, che tu mi abbia visto teso. Che cazzo me ne frega? Quindi tutti i testimoni tesi sono colpevoli? E dimmi, a Drew Misham piaceva per caso lo smalto per le unghie? No... devi capire che ci sono più modi di avvelenare un uomo. Non ti serve dello smalto per arrivare alla bocca di qualcuno. Allora devo avere un grandissimo talento. Vedi, Drew Misham è stato ucciso il 6 ottobre. Mentre io ero già in isolamento nella prigione centrale. Se questo non è un alibi, allora non so cos'è. Mai trovato un modo. E anch'io l'ho trovato. È così che ha avvelenato il signor Misham. Vabbè, ho salvato prima della mano, però direi che è il... vabbè, usiamo questo qui, quello che ci ha fatto mettere il cazzo in gola. Okay. Sono sicuro che questo francobollo commemorativo non abbia bisogno di introduzioni. Di presentazioni, anzi, direi. La notte in cui Misham è morto, è stato visto scrivere una lettera. E della trochinina è stata trovata su questo francobollo, signor Gavin. Mio padre, thank you. Matranga, grazie qua per i 6 mesi. Ok, anche io. Grazie di cuore. È molto incrudelito il buon Gavino qui, in questo sprite. Molto, molto incrudelito. Quindi, se ho capito bene, questo francobollo sarebbe l'arma del delitto? Sì, è così. Eh sì. Questo francobollo è stato trovato nella tua cella. E questo è tutto, vostro onore. Il veleno sul retro di questo francobollo. Dopo che Drew Misham è stato ucciso, qualcuno ha fatto visita alla sua cella.
Phoenix Wright. Babbo. È lì che ha trovato il francobollo. Hai fatto scrivere una lettera a Dromation. È così che l'hai ucciso. Cosa? Cazzo. Ha intristito così tanto il mio povero fratello da renderlo inutile. Lascia che sia io a chiarire questa vicenda, Justice. Tutto ciò che devi fare è ricordare la testimonianza di Spark Brushel. Beh, è così. Dopo che ha messo la sua lettera in quella busta, il signor Misham si è messo a cercare nel suo banco per qualcosa. Il cassetto del suo banco? Sì, un francobollo. Un cosiddetto postage stamp. Lui stava cercando un francobollo. Ergo, non aveva intenzione di usare questo francobollo. Dove vorresti arrivare? Ciò a cui voglio arrivare è che questo francobollo commemorativo era in una cazzo di cornice. Era una pura coincidenza che lui l'abbia usato quella notte. Sembra proprio di sì. O forse vorresti suggerire che io in qualche modo abbia manipolato questa coincidenza. E beh, come faceva questo testimone a sapere che la vittima avrebbe usato quel francobollo? Senza di esso non poteva pianificare tutto. But... Davvero, Clavier? Ormai dovresti essere in grado di vedere attraverso questi poveri figli di puttana. Però ha ragione. Come poteva qualcuno sapere che Misham avrebbe usato quel francobollo quella notte? Figuriamoci Gavin chiuso nella sua cella. Beh, sembra che la difesa abbia finito le stronzate da sparare. State assumendo che avesse qualcosa da dire prima. Io credo che il buff della difesa sia stato intuito. Il bluff della difesa. Non sono sicuro di essere d'accordo con te, Christoph. Clavier. Onestamente io volevo chiederti, ma la difesa non stava cercando di bluffare. Pensieri tu, Christoph. Cosa state dicendo, procuratore? Signor Fronte, puoi ripetere la tua accusa? Era che questo francobollo abbia ucciso Drew Misham, non è così? Alla quale mio fratello ha risposto così. Non c'era modo di sapere quando Misham avrebbe usato il francobollo. È vero! Dimmi, perché dovrebbe essere pianificato? Perché non poteva essere una coincidenza? Il caso della difesa è semplicemente che Drew Misham sia morto a causa di quel francobollo. Tutto qui. Il claviero! Il claviero ha cucinato tantissimo qua, eh? Complimenti! Coincidenza. Christoph, hai cercato di evitare questa accusa, semplicemente cambiando il soggetto. Se non è questo bluffare, cos'è allora? Che cosa hai in mente, Clavier? Vorrei chiederti la stessa cosa, Christoph.
silenziato la difesa con meno parole possibile. Si chiama efficienza. Ma signor Kami, ma non si può dire una roba del genere! Molto bene. Rispondiamo direttamente all'accusa, allora. Justice. Cosa? Tu mi accusi di aver ucciso Drew Mission, giusto? Allora, lascia che ti chieda una cosa. Quale ragione potrei mai avere per uccidere un pittore? Apollo, ti stai chiedendo un movente. È un po' strano, effettivamente. Ok, c'è qualcosa di interessante. Perché non ha menzionato il movente dall'inizio? A meno che non avesse paura di una battaglia che potesse perdere. Quindi che succede? Significa che deve esserci un punto debole. Forse ho delle prove da mostrare. Un movente per omicidio. Ma è una cosa importantissima, ragazzi. Fammi fare un salvataggio italiano, ragazzi miei. Signor Justice! Tra l'altro non so che cazzo dirgli. I'm going through with this no matter what. Ho capito, vostro onore. Vorrei presentare delle prove. Bene, facci vedere! Perché Christopher Gavin doveva voler uccidere il buon Drew Bishop? Allora. Il cervello sta già iniziando a fumare. Proprio il carbone sta uscendo fuori. Le polveri sottili. Ho salvato. Pensare fuori dalla scatola come sempre. Addirittura. Perché Christoph vuole uccidere questo povero Cristo? La mano, a parte quelle che insomma non ci toccano, suppongo. Cioè ricordare che esisteva questa cosa. Qua c'è scritto dentro questa qua. Dormisham, ho depositato $100,000 nell'account designato. Per piacere mandate una ricevuta una volta confermato il trasferimento. Firmate le carte e mandate la busta chiusa con il francobollo entro 3 giorni. With the enclosed stamp within 3 days. Non c'è bisogno che io vi ricordi di non parlare a nessuno. Non vedo perché. Un momento, non ne vedo qui. Questo che diceva? No, questo... Però aspetta... Se... Cioè... La mano, non so se lo c'è esamino. Sì, avevo guardato in fondo, ma boh, non penso che sia qua il movente. È tosta. Io sto avendo un sospettino e potrei dovergli mostrare questa. Però non riesco a produrre un ragionamento abbastanza concreto. Hai ragione, ma non penso che... Cioè... La presentiamo come prova forgiata, appunto, questo, in questo caso. Muore nella vita reale. Prova a esternare i pensieri. Cioè, ricollego chiaramente questa prova forgiata qui al caso, che comunque l'aveva visto. Cioè, aveva visto il Claviero partecipe, ma non...
non riesco ancora a collegare tutti i pezzi. Cosa mi manca qua? E poi aspetta, perché non sappiamo neanche che è, se è questo oggetto qua. Io avevo anche un sospetto su questa qua, però non riesco abbastanza, anche perché a livello cronologico sto facendo un po' di fatica, devo essere sincera. Più che altro in questa lettera qua viene chiaramente esplicitato del francobollo in closet, capito? Che ovviamente è quello avvelenato. Però forse stiamo anticipando un qualcosa, oppure al contrario. Proviamo a presentare e poi pensare. In questo caso. Ma sì, a te che hai Phoenix, però. Lanciaci su Cristo. Perché però? Perché? Allora, mettiamo insieme i pezzi. Quello che probabilmente stiamo vedendo qua è Christoph che chiede a Drew Mesham di produrre per lui la prova forgiata. Ok. 100.000 euro per una pagina. Firma le carte e manda la busta chiusa con il francobollo e lo sigillato. Quello chiuso proprio entro 3 giorni. Non c'è bisogno che io vi ricordi di non parlarne con nessuno. Cioè, probabilmente qua lui si augurava che in quel momento Drew Mesham avrebbe subito usato il francobollo, si fosse avvelenato, così insomma era, rimaneva anche completamente silenziato. Una cosa del genere, non lo so. Secondo me ci sta a mostrare questa, mi sembra un ragionamento valido, plausibile, diciamo così. Il movente di Christoph Gavin diventa chiaro quando consideriamo perché il francobollo è arrivato allo studio di Drew Mesham in primo luogo. Attenzione, cazzo! E perché? Forgiazione, vostro onore. Torniamo indietro di 7 anni. Drew Mesham accetta il suo primo lavoro di creare una prova forgiata. Ma io ho già sentito di questa roba! Una pagina di diario! Sì, quello di Magnifigra Marie! Ah, quando Phoenix Wright ha perso il suo badge. Questa era la prova che ha presentato. Beh, questa prova è un falso. Ma è stato il signor Wright a richiedere di creare questo falso? Questo non è mai stato dimostrato. Obiezione. L'avvocato difensore su quel caso era Phoenix Wright. Chi, oltre a lui, potrebbe averlo fatto? E perché? Beh, per pura curiosità, vi ricordate di questa lettera? Questa è la prima pagina. E questa è la seconda. Le abbiamo viste ieri! La lettera è stata mandata
Drubish dal cliente che ha richiesto la forgiazione o forgiatura, come la volete chiamare. Beh, lo stampo chiuso non era altro che il francobollo avvelenato. Drumisham ha respirato il suo ultimo respiro appena l'altro giorno. However, il movente per il suo omicidio era già stato dimostrato 7 anni fa. 7 anni fa. Il cliente che ha richiesto questa forgeria era molto cauto. Ha cercato di cancellare qualsiasi cosa e qualsiasi connessione alla forgiazione o forgiatura o forgeria. Per farli stare zitti! Ma ha commesso un errore. Il francobollo era un'immagine dei miei maghi preferiti e quindi l'ho tenuto. Bomba! La bomba d'orologeria del killer era stata rimandata. Il francobollo avvelenato è stato sigillato all'interno di una cornice di vetro, dove è rimasto per ben 7 anni. Signor Fronte, capite l'entità di ciò che ci state dicendo? Colui che ha schemato quella pagina di diario falso è lo stesso che ha avvelenato il francobollo. Ed è stato Phoenix Wright a presentare la prova 7 anni fa. Aggiungendo i due statements assieme, colui che avrebbe programmato di uccidere Drumisham non era altri che Phoenix Wright. Obiezione! Mi dispiace, ma non andrà così. Oh sì? E allora come andrà? Ho controllato tutti i record di quel caso quando ho scoperto questo. 7 anni fa, proprio prima che il processo iniziasse. Oh, ragazzone! Ecco. Che cos'è? Non lo so. Me l'hanno data là nel salone. Mi hanno detto di darla al ragazzone con il vestito blu e con i capelli a punta. E ancora una cosa. Mi dispiace averti fatto finire in tutta questa merda. Ho ricevuto i file dal tuo avvocato precedente appena ieri. Capisco che sto chiedendovi l'impossibile. Sì, beh, non mi avete detto un cazzo. Tutto ciò che abbiamo fatto è stato giocare a carte. Ed è stato sufficiente. Phoenix Wright è stato messo sul caso prima che il processo cominciasse. Poco prima che il processo cominciasse, e non avrebbe avuto tempo di richiedere una forgiatura. Il giorno prima. Ora c'è una domanda. Chi era l'avvocato difensore precedente di Shady Enigmar? No, non può essere. Eppure è così. C'era un altro uomo, un avvocato difensore con un badge. Eri tu, Christoph Gavin. Ordine, 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 porca madonna! Ma che cazzo state dicendo? Testimone, cioè imputato, cioè ex avvocato! Cominciamo negando il tutto. Obiezione! No, signor Gavin, è troppo facile così. E non è neanche possibile provare.
Gli avvocati vengono registrati alla corte il giorno prima che venga avviato il processo. In altre parole, nessun record rimane nella corte. Come esattamente intenderesti provare ciò che afferma Phoenix Wright? Cazzi qua. Temo che questa linea di inquisizione... Obiezione. Signor Fonte, siete sicuri di non avere prove? Ah, aspetta. Childish cazzo fai per i 30 mesi. Ti abbraccio, Childish, non preoccuparti. È normale, normale. La vita chiama. Grazie di cuore, però. Grazie di cuore. Sentiamo esattamente che prova vuole, però. Ok, prende il procuratore Gavin. Sembra così vongoloso. Prove. Prove che dimostrino che quest'uomo, Christoph Gavin, ha richiesto quella forgiazione 7 anni fa. Ho salvato, però salviamo un'altra volta. Clavier. Devi provarlo. Chiarisci questi dubbi, altrimenti io mi levo dai coglioni subito. A lui deve essere venuto in mente qualcosa, Apollo. Il procuratore Gavin sembra in physical pain. Devo tirare via quell'oscurità da lui. E solo con le prove potrò farlo. Cos'è che prova? Ok, è quella, perfetto, perfetto. Salviamo ancora, ma sono pretty sure. Allora, signor Justice! Dici che Christoph Gavin ha richiesto una forgiazione da parte di Drew Mission 7 anni fa. Provalo! Può essere provato. È ridicolo. Perché dovremmo discuterne? Questa prova non... Obiezione. Stai dicendo la verità, Apollo. È così. Allora... E allora di dargli il beneficio del dubbio. Molto bene! Ma se ti sbagli, caro mio! Devi essere preparato a una penalità! Obiezione. Vostro onore. State recando un'ingiustizia... State facendo un'ingiustizia alla difesa. Il signor Justice è chiaramente appassionato. Riguardo la sua accusa, non dovrebbe la penalità corrispondere alla sua passione? Va, trovi! Ma io! Io non ho mai dato la penalità di tale entità! Ma, signor Justice, allora! Va bene, vostro onore, ok. Devo solo provare un link. Qualcosa che colleghi Christoph a Drew Mission. E ho qualcosa che fa esattamente questo. Molto bene, allora presentate questa prova. Mostrateci il link tra i testimoni e Drew Mission. And we clearly do have that. Which is... This little thing, right here. L'abbiamo trovata proprio là. No, come no clues.
Lei ha trovato a finisce nel passato? Qual è il problema? È una cosa che mostra un collegamento tra i due. Quindi non ce ne fotte. L'abbiamo trovata mentre Gavin era in prigione, comunque, questa. Comunque, poi, sì, poco tempo fa è successo, nel senso, in preparazione a questo, a questa roba. Hai salvato? Sì. Non è il cuore del pesce, dai, è questa, per forza. Questa prova dimostra che c'è un collegamento. Obiezione. Quel pezzetto di carta. Beh, temo che non ti sarà permesso mostrarci questa cosa. C'è per caso qualche problema? Sì. Come cazzo fai ad averla? È impossibile. Ehi, ma quella... è la scrittura di papà. La scrittura di papà è del signor Wright! Ma cosa state dicendo? Ah, ora capisco, ma certo. Ma cosa certo? Ho appena ricordato che ieri è passato qualcuno a trovarmi. Phoenix Wright è passato per la mia cella, ma non ero lì. Phoenix Wright... Quando sono tornato, ho visto che aveva qualcosa di mio in suo possesso. Ovviamente non avevo alcuna intenzione di permettergli di leggere la mia corrispondenza privata. Ma... questa lettera è nella tua cella! No. Ma sembra che il signor Wright debba ancora venir curato dalla sua cattiva abitudine di forgiare prove. Beh, se è una forgiatura... merda! È scritto di merda! Questa è la riproduzione del signor Wright di ciò che era scritto nella vera lettera. Riproduzione! Quando il signor Wright ha visitato la cella di Christoph Gavin, ha portato con sé una piccola videocamera. Cosa? Ha registrato l'intera conversazione con voi, signor Gavin. E anche i contenuti della tua mail di merda. In ogni caso... questa stronzata di prova non verrà mai accettata in corte. Prove basate su... un video registrato da un uomo senza alcuna autorità. Un uomo... che si dà il caso sia anche un ex avvocato sospettato di forgiatura. Procuratore! Procuratore Gavin? Per quanto imbarazzante sia per me dirlo, temo che mio fratello sia incapace di fare ragionamenti razionali in questo momento. Vostro onore, la vostra decisione. La difesa... no, io rifiuto. Ma come? Solo vere prove concrete sono permesse qui, Yuka. Fuori dalle palle questa roba che ci hanno appena mostrato. Ma come? Ti andrà meglio la prossima volta, Justice. Cosa succede? Beh, ho fatto un bel volo pindarico. Beh, alla difesa sembrano mancare le prove. Mi trovo obbligato a terminare questa cross-esaminazione. Apollo, fa qualcosa. Sto pensando, ma cazzo di bomba. Io non ho niente che posso usare. Molto bene, questo termina la cross-esaminazione del nostro ospite speciale della serata. Obiezione.
Lo show è finito. Eppure la folla continua a chiedere il bis. E solo adesso riesco a capire il motivo. Procuratore! Francamente, mi sento sollevato. È da 7 anni che questa questione mi rompe i coglioni. E sono stanco. Di tutta la youthful angst scene. Ora è la nostra occasione. Ripuliamo l'arma... insomma... lo scheletro dagli armadi dagli scheletri, Christoph? Clavier, stai spinnando senza controllo. Dovresti calmarti prima di dire qualcosa di cui potresti pentirti. Spinnando fuori da quale controllo? Dal mio o dal tuo? Gli armadi dagli scheletri, sì. Ripulire gli armadi dagli scheletri. Prenditi un momento per considerare tutto ciò che hai costruito finora. La tua reputazione come procuratore, la tua fama con le masse. Potresti perdere tutto, Clavier. Apollo, ma... hai visto? Sta cercando di pressare il procuratore Gavin. Procuratore Gavin, provate a ricordare ciò che è realmente importante per voi. Vi divertite, signor Fronte. Non potrei dimenticare ciò che è importante per me, neanche se ci provassi. E sia il caso che infatti non sia così. 7 anni fa... Finalmente. Non potevi resistere, signor Wright? Resistere a cosa? Presentare delle solide prove? Posso richiedere di mettere in stand-by la corrente esaminazione? La procura vorrebbe chiamare un nuovo testimone. Mio padre. Nome e occupazione, grazie. Sono familiare con il processo. Ho guardato il video diverse volte. E non hai trovato nulla di innaturale? Beh, mi sembravi stranamente ben preparato. Voglio dire, il signor Wright aveva solamente appena presentato la sua prova. E un momento dopo fai entrare Drew Misham. Era un po' come... come se... cosa... divertente, ma non mi ci sono mai messo a pensare. Ora che lo faccio, c'è solo una possibile spiegazione. Come se, all'inizio, tu sapessi che il signor Wright avrebbe presentato quella prova. Corretto. Sapevo che se io avessi applicato la usuale pressione, Phoenix Wright avrebbe prima o poi mostrato quella pagina. Non farlo, Clavier. Clavier. Lo sapevo, perché me l'hai detto tu, Christoph. Bat! È accaduto la notte prima del processo. Clavier. Christoph, è strano vederti qui all'ufficio della procura il giorno prima del processo. Oh, beh, sappi che io non apparirò in quel processo. E perché? Apparentemente non mi ritroverò contro di te nel tuo primo processo. Ma in cambio ho portato informazioni. Informazioni. Un avvocato che sarà lì al mio posto domani non è un tipo affidabile. Non dargli neanche il beneficio del tuo rispetto. Ascolta. Voglio che tu chiami uno speciale testimone. E a quel punto... io ci ho pensato per tutto questo tempo. Cioè, ci ho pensato in quel momento.
Come faceva Christopher a sapere così tanto? Christopher. Noi dovevamo trovarci uno contro uno in quel processo. Un duello leale, fratello contro fratello, era quello che meritavo. Mi hai permesso di prendere in prestito gli averi della vittima. Mi hai mostrato tutte le tue ricerche sul caso. Gli averi della vittima. Beh, il che poteva includere anche il diario di Magnifique. Mio padre, thank you. Paf, grazie di cuore per i 32 mesi, carissimo. Grazie di cuore, mo. E su il supporto. Signor Gavin! Gravier mio. Mi deludi. Vedi gli alberi, ma non noti la foresta intorno. Sei tu che non stai vedendo la foresta, signor Gavin. Non puoi spazzare questa merda sotto il tappeto. Non più. Dimmi cos'è accaduto dietro a quel processo. Perché no? Ho ottenuto quello che sono venuto a fare. Non c'è nessun problema a rivangare un po' il passato. Penso che finalmente stiamo per capire tutto, Trusi. Abbiamo fatto tutto il possibile. Spero sia abbastanza. 7 anni fa, il giorno prima del processo, ho visitato il centro di detenzione sotto richiesta del mio cliente, Zach Gramary. 2 carte. Una carta. Showdown time. Basta così. Hai perso, Gavin. Grazie per il tuo lavoro. Puoi andare. Ad essere onesti, non sapevo quali fossero le sue ragioni. Fino ad oggi. Per quanto io potessi capire, ha deciso di rifiutarmi come suo rappresentante, poiché persi a una partita di poker. Non potevo trovare altra conclusione. Papà ha sempre detto una cosa: se vuoi conoscere un uomo, devi competere. Zach non si sta preoccupando di punti o di carte. Stava preoccupando dell'uomo dietro le carte. Non potevo crederci. Phoenix Wright, un avvocato di seconda categoria che basa tutta la sua carriera sulla fortuna e stronzate. Lui ha rifiutato me per poi andare a rivolgersi a quel coglione. Meritava di morire. Frena un attimo. Quindi colui che ha richiesto quella forgiatura era... Ah, io non sto mettendo nulla. Il mio punto è che questi due uomini hanno gettato fango sul mio nome e non potevo perdonarlo. Big M, grazie cuore per i 30 mesi. Grazie cuore, Big. Grazie infinite. Phoenix Wright e Zach Gramary hanno ricevuto ciò che meritavano. Quindi hai chiesto dal signor Misham di forgiare quella prova. Solo per poter vincere. Ma e allora? Quando sei stato sollevato dall'incarico con Zach Gramary, hai usato la tua prova come trappola. Mi hai dato informazioni riguardo alla forgiazione che avevi fatto fare. Dopodiché hai dato a lui la tua prova sporca e merdosa. Sei libero di immaginare quello che vuoi. Ma il punto è che tutto ciò che avevo programmato è accaduto.
Tutto è andato perfettamente. È incredibile. Rido per non piangere. Perfettamente. Tu sei pazzo, Christopher. Smettila di prenderti in giro. Di cosa stai parlando, Clavier? Dimmi, com'è finito quel processo? È cancellato! Ah, capisco. Quindi, Christoph... hai vissuto nella paura per 7 anni. Che cosa? Temevi che la tua forgiatura sarebbe stata rivelata e la tua reputazione trashata. Non potevi lasciare le cose al caso. E quindi hai controllato tutti coloro coinvolti nel caso per 7 anni. Sai, lui sentiva sempre di essere osservato. È così che diceva, ogni giorno per 7 anni. Ma anch'io mi sentivo così. Ma aspetta un attimo! Zagra Maria è stato visto da questo stronzo? Ma com'è possibile? Era vivo dopo essere sparito per 7 anni! Finalmente. Sapevo che a questo momento sarebbe arrivato, ma non pensavo che ci arrivassimo così in fretta. Zagra Maria è sparito per 7 anni. Il padre di Trusi. Che succede, Apollo? Inculalo! Lascia fare a me. Lasciate che rinfreschi la memoria alla corte. 6 mesi fa, Christoph Gavin è stato... accusato di aver ucciso un misterioso viandante. E me lo ricordo! Il buon Shady Smith! Avvelenato in un ristorante cinese! I dettagli non hanno importanza. Ciò che conta è che quel viaggiatore, quel viandante, era Zach Gramarì. Che ti prende, Apollo? Insisti. Ne parliamo dopo. Lo sapeva già? Ok. Onesto. Ma qualcuno mi spieghi! Ciro Justice, che cazzo succede? È tutto iniziato 7 anni fa. Il grande mago... Magnifique Gramarì, con la sua morte, ha cominciato tutto. La morte di Magnifique Gramarì e il suo studente, Zach Gramarì, il sospettato. Chiunque avrebbe difeso Zach in corte con successo sarebbe diventato famosissimo. A pensarci, Christoph Gavin ha fatto l'impensabile. Ha forgiato prove. Anche se è stata la figlia di Drew Misham a fare il vero lavoro. Hai preso delle precauzioni quando hai fatto creare quella prova, non è così? Precauzioni! Per evitare che le persone parlassero, ovviamente. Questi due sono troppo. Se li lasci vivi, ci riveleranno un bel casino. Ed è lì che hai pianificato l'avvelenamento dei forgiatori. La trocchinina applicata a un francobollo commemorativo. Ma la fortuna era dalla parte del signor Misham e la bomba non è mai esplosa. Sua figlia! L'ho salvato prendendo il francobollo! Ma non era l'unica bomba che aveva preparato. Ah, lo smalto, giusto? Hai notato qualcosa quando hai richiesto quella prova? Quando Vera Misham è nervosa, ha un brutto tic. La tendenza di mordersi le unghie.
Quello smalto era il suo portafortuna. È stata quasi rapita una volta. E da quella volta lei è sempre stata... Beh, potete vedere voi stessi. Rifiuto di lasciare la casa. Quella persona mi ha dato un portafortuna. Mi protegge. Sì, apparentemente ha ricevuto un regalo, un qualcosa. Ma non mi dice che cazzo è. Era da quel cliente, ma quello che voleva quella nota. Era la sua assicurazione. Assicurazione! Finché lei viveva... Finché lei avrebbe vissuto pacificamente a casa, non c'era nessun pericolo per lei. Ma se lei avesse... Si fosse trovata a dover uscire. Se si fosse trovata nei casini, si sarebbe innervosita. E lo smalto avrebbe fatto il resto. Le sue bombe a tempo sono rimaste lì per 7 anni. E dopodiché sono esplose quasi simultaneamente. Porco Diaz. Beh, se hai finito... Ti dispiacerebbe permettermi di tornare alla mia cella ora? Non sono abituato a stare in piedi per così lunghi periodi di tempo. Signor Gavin, avete ascoltato una delle cose che ho detto? Ho ascoltato molto bene la tua piccola storia. Interessante. Cosa? Lavier, sicuramente avrei già capito. Le prove. Mancano le prove. Nulla dimostra il collegamento tra lui e la trochinina che si è portata via la vita di Drumisham. Obiezione! E il ristorante? Voi avete ucciso Zack Gramary per evitare che parlasse. Non ho ucciso alcun uomo con quel nome. Puoi rileggere il report se ti va. La vittima era un viandante, conosciuto come Shady Smith. Non potrai seriamente pensare che io sapevo che lui fosse quel particolare fuggitivo. Ok, e allora perché l'avresti ucciso? Invoco il mio diritto a rimanere in silenzio. Ricorda, questa corte non ha convenuto che fosse il caso di mettermi a processo. Il nome dell'imputato è Vera Misham, sospettata di aver ucciso suo padre. Il mio processo è finito da ben 6 mesi ormai. Abbiamo fatto l'ennesimo volo pindarico della serata. La corte concorre con il testimone. Ma il giudice veramente quando fa così c'è proprio un testa di minchia incredibile quando fa così. Cioè, ma secondo te giudice, cioè questo tizio è una persona normale? Cioè, non hai notato niente? Cioè, tutti questi discorsi sono normali usciti fuori dalla bocca di una persona innocente? Io salverei. Grande Masterone, nuovo record. Sì, non abbiamo dovuto fare tipo, penso, nessuna scelta per mezz'ora. È l'imputato Vera Misham essere sotto processo qua. No, ma stava andando così bene, Apollo. Finché non ci sono prove a supportare le accuse,
Non possiamo trovare Vera Mishem innocente. Vostro onore, Phoenix Wright ha speso 7 anni a raccogliere queste prove. Obiezione. Ancora non hai capito. Assumiamo che ci fosse del veleno in questa boccetta. Chi allora sarebbe responsabile di aver causato la morte di Vera Mishem facendole mordere le sue stesse unghie? Cosa? Non sono stato io, questo è certo. Colui che ha portato quel veleno alle sue labbra sei tu. Nasty. Nasty motherfucker. Le prove sono tutto. Non c'è nient'altro. Sono molto incazzata. Temo che questa discussione sia terminata. Vostro onore. Signor Justice. Avete performato estremamente bene per essere un novellino. Rispetto. E il vostro partner ha detto mia zia Phoenix Wright. Eppure, senza prove chiare, non avete nulla. Non è così, Clavier? Sfortunatamente sì, Christoph. Avete ragione. O meglio, avresti avuto ragione. Fino ad ora. Cosa? La notizia non è arrivata al tuo banco in isolamento? Gli occhi della nazione sono su questa corte oggi. Questo è il processo di prova per un nuovo sistema giudiziario. Diciamo così. È vero, m'ero dimenticato. Il sistema di giuristi. Giuristi, hai detto? Giurati? Cosa cazzo sono? È vero, il corrente sistema è stato... insomma, stato determinato a essere un po' troppo lontano dalla società. Questo nuovo sistema tenta di... integrare un po' il cittadino. Comuni cittadini. Mi state prendendo per il culo. E che cosa cazzo ci sarebbe da guadagnare nel fare questo? Affidare il nostro sistema a un mindless, emotional mob di irrazionali stronzi. E i cittadini comuni hanno il cosiddetto senso comune, no? Questo non è ristretto alla legge. Non ha senso. C'è spazio solamente per due in questa corte. Me e la legge. Basta con queste stronzate. Perché mi fate salvare, ragazze? Non si trovano qui in corte. Stanno guardando tutto con una videocamera. Mi stanno guardando tutti me comunque, eh? Apollo, Gavin e Trusi. Cioè, sono io il giurista, il giurato. No. Come potete permettere questo? Sì.
occuparsi del caso, che colui che è responsabile per aver reso possibile questo è Phoenix Wright. Ah sì, adoro. Quindi tutto portava a questo, ma era ovvio, giusto? Right. Cosa c'è scritto? Non posso accettarlo. Questa non è una corte. La legge è tutto, la legge assoluta. Permetterai a dei suini ignoranti di infangare le nostre corti? Sprite inedito. Christoph, è finita. Clavier, la legge è assoluta. Non puoi essere serio. Che cosa? Non strano. Pensavo avessi perso tutta la tua vita a cercare cavilli. La legge non è assoluta, è piena di contraddizioni. La legge è il prodotto finale di tanti anni di storia, il frutto della conoscenza umana, come una gemma rifinita per splendere attraverso processi ed errori. Il frutto che riceviamo e passiamo è sempre cangiante, crescente, nurturante. Eccetto per te, Christoph. Tu non stai cambiando. Hai smesso. Non servi più. Non mi viene in mente nulla da dire. Forse è perché non ho ancora visto abbastanza. Ma un giorno saprò cos'è la legge. Combatterò per cambiarla se devo. Boh, basta, no? Abbiamo iniziato il processo a Vera Misham, accusato dell'omicidio del padre. Il pittore Drew Misham, però... abbiamo ritirato fuori un sacco di cose e abbiamo raggiunto una nuova conclusione. Prima di chiedere un verdetto, attendo la vostra decisione. Giuristi della corte! That's me. And that's me. Right? Per la morte di Drew Misham, come trovate l'imputato? Era Misham. Gente o colpevole? Chiedo a voi. Le camere. E questo termina il processo per questo caso. Rimane solo il verdetto da decidere. In questo momento l'imputato Vera Misham è in terapia intensiva. Se una decisione non può essere presa oggi, non verrà mai più presa. I fattori coinvolti sono semplici. A. L'imputato ha avvelenato suo padre quella notte? E se sì, in quel caso sarebbe colpevole. O c'era un'altra ragione per la morte del signor Misham? Lo ha avvelenato un'altra persona? In questo caso sarebbe innocente. Un panel è stato
provvidato a ciascuno di voi per inserire la vostra decisione. Questo è tutto. Per piacere, aspettate. Sì, numero 6. C'è una cosa qui, nel manuale del giurista. Le persone coinvolte nel caso non possono essere giuristi. È corretto. Ho controllato tutti i vostri dossier. E nessuno di voi era coinvolto con gli sviluppi del caso. Con gli sviluppi del caso? Questo risponde alla vostra preoccupazione? È tempo del verdetto. Fate la vostra decisione. Nel caso contro Vera Mission. Dopo 7 anni, la verità è pronta. Giudicate saggiamente. Giudicate bene. Abituar. Che succede? Oddio, sono l'Amiruar in questo momento. Quindi mi stanno chiedendo se Vera Misham è colpevole. Eh no che non è colpevole. Ma come faccio dopo tutto questo che abbiamo fatto a dire che è colpevole? È incredibile che ci sia anche l'opzione per me. No, non è colpevole, ragazzi. Un po' troppo brava. Potrei trollare, è vero, ma io non ho intenzione di trollare. Mio padre, Agatha, thank you. Grazie di cuore, Teo, Matt. Grazie di cuore. Cazzo. C'è la Miroir. No, non può essere. Ma com'è possibile tutto questo? Cioè, la Miroir è la mia mamma. E così un verdetto fu raggiunto il 9 ottobre alle 2.14. Il primo verdetto sotto il sistema dei giuristi. Innocente, decisione unanime. Il record mostrerà che quando il verdetto è stato annunciato, il testimone speciale, Christoph Gavin, ha riso. La risata più forte che abbia mai sentito prima. O da allora. Una risata che ha riecheggiato nelle sale di giustizia per quelle che sembravano ore. Ottobre, la mattina dopo il processo. In una, insomma, sala di terapia intensiva un vero miracolo è accaduto. Vera Misham ha aperto gli occhi. Ma Wacky li ha aperti questi occhi o no? Clinica Hickfield, fra grande. Ora si è occupato lui di te. Vera, sono così felice. Io... Non piangere, Apollo. Anch'io sono felice e orgogliosa. Sei stato bravo, Apollo. Quando ho pensato... Vera, se fosse...
Ehi, non metterti a piangere, ok? Mi dispiace che tu ci abbia visti così. Vero? Grazie tantissimo, Apollo, grazie di cuore. Oh no, mi dispiace, non avrei dovuto pressarti in quel modo. Se io non l'avessi fatto, non ti saresti mai morsa le unghie. No, io mi sbagliavo. Rimanere chiusa dentro in quel modo e affidarmi così al mio portafortuna. Quando ho aperto gli occhi e ti ho visto, ho capito subito. È importante essere parte del mondo, vedere cose con i propri occhi. Sembra che il veleno ha avuto degli effetti dopo tutto. Ha ucciso qualsiasi cosa stesse trattenendo Vera dal vivere. Sapevo che ce l'avresti fatta, Vera. Non voglio dire, è per questo che Apollo ha combattuto? Il tuo futuro? Non lo dimenticherò. Ecco, lascia che ti ringrazi. No, davvero, tutto ok. Ah, guarda, sono io. Mi piace un sacco, grazie. Ma disegni anche Apollo? Ah, ha disegnato il suo ciuffo. Quello sono io. Ha catturato perfettamente la tua essenza, Apollo. Almeno io la penso così. Il che mi ricorda? Lo sapete, dov'è l'altro avvocato? Oh, l'altro avvocato? Ah, intendi papà. Però lui non è più un avvocato. È colpa mia, non è così. Mi dispiace. Oh, no, no, no. Non è quello che intendevo. No, è tutto ok. Non voglio più voltarmi di fronte alle cose che ho fatto. Un giorno voglio guardarlo negli occhi e scusarmi. Sono sicuro che sarebbe felice di sentirlo. Lui ha portato tantissime cose per me quando è venuto a visitarmi prima. Intendi tutta quella pila di video. Sai, sapevo che il mio vero papà era vivo. Io ero lì 7 anni fa, ricordi? Sono io che l'ho aiutato a sparire da quella corte. Come? Non te lo dico. Mi ha promesso. Quel giorno in cui se n'è andato. Potremmo non rivederci per molto tempo, Drusy. Ma sappi questo, io rimarrò a guardare e un giorno ritornerò. Sei la prossima Gran Marie, dopo tutto. Esatto, incredibile, sguaiato. Oh, Drusy. Alla fine non ha potuto mantenere la promessa. Va tutto bene. Adesso è Phoenix, il mio papà. Anche se non è molto bravo a suonare il pianoforte. Sì, vero. E ci sei anche tu. Anche se la tua voce è un po' alta a volte. Ottima. Ehi, a pensarci. Ma dov'è il babbo? Quello che non sa suonare. Tu lo sai, Apollo? Credo che dovessi incontrare qualcuno. Forse mi ha trovato una nuova mammina. Drusy? Sì, dimmi, Vera. Mi stavo chiedendo. Potresti mostrarmelo ancora una volta? Signor Cappella, giusto? Ma non è ancora stato nominato cavaliere. Beh, ecco qui. Una impersonificazione. Signor Cappella. Obiezione! Non è abbastanza alto. E a me piace molto di più la magia con le mutandine. Si chiamano mutandine magiche, Apollo.
adesso gli spaghetti. Gli spaghetti fluttuanti. Dunque, hai riacquistato la tua memoria? Signor Wright, era tutto parte del vostro piano. Non so di cosa stai parlando. Quando ho perso la mia memoria, sono rinata come la Miroir. Ma voi conoscevate la mia vera identità, non è così? È per questo che mi avete scelta? Ci stai pensando troppo. Inoltre, non c'era garanzia che riottenere la memoria vi avrebbe rese felici. Ma certo che sono felice. Per così tanto pensavo di essere sola, ma ora so di avere bambini. Due bellissimi bambini. Sono così orgogliosa di loro. E anche questo, penso, sia grazie a voi. Glielo dirai? Non lo sanno. No. Non conoscono la loro madre. Non sanno neanche di essere fratelli. Andrò a incontrarli quando il momento sarà giusto. E fino allora io... Non preoccuparti. Mi occuperò io di loro. Loro sono molto importanti per me. Un po' fastidiosi a volte, ma... No. Il tuo braccialetto. Ho visto molte cose misteriose negli ultimi 7 anni. Ma i tuoi braccialetti sono la cosa più strana. Ricordo di averlo incontrato 6 mesi fa, nell'ufficio di Christoph Gavin. E poi ho incontrato te. Due fati destinati a intrecciarsi. Ed ero lì quando si sono incontrati. Non lo dimenticherò mai. Una cosa così piccola, quel proiettile. Eppure mi ha strappato via ciò che ero. Dieci anni fa, durante una semplice prova. È stato un miracolo che nessuno morisse. Ma io non sono sopravvissuta. È per questo che ho lasciato la troupe, la mia famiglia. Ora la mia memoria è tornata e sono di nuovo io. Per la prima volta sono felice di essere viva, signor Wright. Parlando di miracoli, Vera Misham ha riacquistato conoscenza questa mattina. Spero che lei sia contenta quanto voi. È una cosa strana, il fato, intendo. A volte una vita viene portata via, e altre viene risparmiata. Lo sai che cosa penso da un po'? Le persone non muoiono così facilmente, che hanno qualcosa per la quale vale la pena vivere. Grande massima. E questa è più o meno la fine della mia storia, per ora. Ho ancora molto da fare e questo potere ha bisogno di un po' di lavoro. Ma c'è speranza ora. L'abbiamo persa, ma adesso un cazzo nella gola. Ed è per questo che tutti stanno sorridendo. Penso che continuerò a fare l'avvocato per un po'. Ma è ora di allenare i miei corde vocali d'acciaio. Ah. Sono felice che tu rimanga con l'agenzia Apollo. È come se avessi trovato il mio fratellone perduto. E non preoccuparti, è la troupe Gramarì. Se ne occuperà Trussi. Ora che ho questa, grazie a papà. Trussi Gramarì, io ho i miei dubbi. Ma il signor Cappella Gramarì? Oh, che bomba. Chi c'è da salutare? Vediamo ancora. Vabbè, il Claviero. Non capita tutti i giorni che un processo roccheggi così tanto.
Beh, comunque i Gabinders stanno per separarsi. E la novità ha causato un grande casino. Quale siete voi, le vere star? Attendo la nostra prossima jam session. Il fidanzato di Apollo. Mamma mia, ragazzi, la vocazione. Beh, è finita. Sai, a ripensarci, ho suonato il pianoforte per più tempo rispetto a quanto ho fatto l'avvocato. Ora che abbiamo risolto tutto, forse farò qualche lezione. O forse potrei rifare l'esame da avvocato. Chi c'è qua da salutare, raga? Chissà, signor Twig. Uff, la mia moglie. Quindi ero... stavo in piedi e stavo mangiando dei snackus. E poi ho avuto questa idea incredibile. E se fossero dorati? Potresti aumentare il crunch. Il potere della scienza. Anche se i conservanti potrebbero non essere del tutto... sani. Questo è tutto! Solo questo hai da dirmi! Saccio, eh? È versione cantata dalla Miroir, sembra questa. Ma cosa vuoi tu? Cosa vuoi? Ma sì, Olga, va bene. Certo, certo, giusto. Troppo tosta, troppo tosta. Lei è così, tranquilla, no problem, libera. Ma ci sta. Non si può contenere questa troia. Meekins, può essere, non sarebbe male. Walkie, Walkie, no, fra, no, però non puoi mostrarmi lei e non Walkie. È troppo forte lei. Kitaki Pass is getting back to its eastern roots. Ok, c'è il boss. È così che scriviamo root, capisci? No, fra, dov'è Waki? No, eccola che tira fuori gli occhietti. Mamma mia. No, ok, l'abbiamo salutata, ma ha menzionato Waki. Sembra che sia vivo. Sembra che sia vivo, l'ha menzionato. Let's go! Let's fucking go. Walkie è ancora vivo, è ancora tra noi. Guarda, ha creato l'OG Cracker. Are you allowed to call it that? Anch'io mangerei l'OG Cracker. Sì, Pisano, le ultime parole di Walkie erano Cracker. Dove arrivano tutte queste chiacchiere? Io conosco solo un cibo, e sono i noodles. Una grossa pila di sale in mezzo alla ciotola. Sta! Wow, che persona. Che grande. Mio padre, Giovanni Ballerini, cazzo. Wesley Stinkler. E qual è questo nuovo nome? Wesley Sinko. Adesso è il nuovo nome, soprannome. Vabbè, ovviamente disperato lui. No, che leggenda, cazzo. Ma un Valant, tipo? Un attimo, un saluto finale.
l'ultimo. Ci abbiamo visto una volta, boh. Non so come ringraziarti per tutto ciò che hai fatto. La luce è tornata nella mia vita e con essa la gioia. Che bella. Che troia. Che vacca di merda. Mamma mia. Afrodite. Bellissimo. Bellissimo. Chi altro c'è? Chi altro c'è? Dai, Valant devono farmelo salutare. Deve dirci che è contento. Ma anche Brushel. Guarda qua, dice Brushel, 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 Brushel. Come ti senti? Vabbè. Che pazzo. Lasciali in galera. We stay winning. Persona pericolosissima, vero? Bravissima, vero? Per forza. L'ispirazione. Certo che ci sono. Poche, ma ci sono. Sì. Grazie Simone per il raidone. Benvenuti. Ci stiamo salutando purtroppo, però. Insomma, un grande abbraccio. Manca una. Cioè, per la composizione manca una foto in mezzo al centro. Un bellissimo disegno, bella illustrazione di Vera Misham questa, ragazzi. Bomba, col signor Cappella. Che bomba. Bomba. Niente Valant, però. Con la tua azione hai sbloccato uno speciale bonus in the music and background setting screen. Illustrazione di originale, ma volevo guardarla. Continuo il next game. Vabbè, con calma. Come faccio a vedere tale foto? Set music background. Come faccio? Voglio vederla. Eccola. Bellissima illustrazione. Bomba, bomba, bomba totale. C'è anche il signor Cappella. Che bello. Che banda di stronzi, certo. Oddio, Masterone. Sì, si può fare. Non mi ricordo quando è il salvataggio precisamente. Però possiamo fare un test. Però velocissimo, che è tardissimo. Dovrebbe andare bene questo. No, questo probabilmente. No, questo, questo, questo. Non si leggeva, dai, dai. Vai. No, dai, Master, porco Dio. Come 5-1? Ah, il primo cavolo del prossimo. No, no, dai, tardissimo di Okane. Basta. Sto anche morendo di fame. Proviamo a dare la colpevolezza. Perché sono stanco di Okane. Oh, porco Dio. Che cazzo di problemi avete nella testa? Il verdetto fu raggiunto il 9 ottobre. Il primo verdetto sotto il sistema dei giuristi. Ma voi calmi, oh. A hung jury. Ah, il verdetto l'abbia atteso il giorno seguente. Ma il fatto aveva diversi piani. La notte l'imputato Vera Misham. La condizione dell'imputato Vera Misham è peggiorata. Come? È morta nel suo letto di ospedale. Abbiamo cambiato il futuro.
Il suo verdetto è stato posposto per l'eternità. Come abbiamo fatto? Perché ha vissuto se mettiamo non colpevole? Ah, proprio così. Un velocissimo bad ending ti becchi. Ok. Ok, proprio hai perso. Sei un mostro. Ok. Che bastardata. Ma no, Pisa, mi ha detto Master Nimesio di farlo. È lui il committente. Gran gioco, grande caso finale. Uno dei casi finali più belli che abbia giocato, senza dubbio. Questo è stato veramente assurdo, super interattivo, tantissime cose particolari che si potevano fare. La cosa del sistema masone. Incredibile. L'intreccio incredibile di praticamente due casi insieme in una volta, no? Bomba di caso questo. Questa è una bella bomba. Mi è piaciuto un sacco. Il gioco in generale è bello, comunque a parte quel bruttissimo terzo caso, che è veramente uno dei più brutti giochi che abbia mai giocato nella mia vita. A me il secondo non è dispiaciuto così tanto. Il terzo mi ha fatto veramente cagare, peggior caso che abbia mai giocato. Però dai, un bel giochino. E sto caso qua poi, insomma, a parte che dura da solo, questo caso dura quanto tutto il resto del gioco messo insieme, tipo. Però, insomma, diciamo, ecco, lo valorizza molto. Questo è una bomba. Il fatto che mi ritirano fuori le meccaniche di Phoenix pure, no? Veramente è riuscito proprio bene sto caso qua. È riuscito veramente una bomba. Ma non è vero, Mastrone. Cioè, io ci sono stato tantissimo a fare sto caso. Cioè, a me non è, cioè, boh, non è pesato, però insomma l'ho sentito lungo, ecco. È da tanto che facciamo sto caso. Comunque è una bomba, veramente.